Qui Mario Giarrusso, esponente di rango dei 5 Stelle, deputato buongiorno, ben arrivato. Allora, come mai avete votato contro? Abbiamo votato contro perché questo provvedimento non ci soddisfa. Dobbiamo anche dire che lei sa benissimo come si approvano questi provvedimenti, si vota prima articolo per articolo, comma per comma, emendamento per emendamento. Noi in Senato, ad esempio, abbiamo votato a favore per quasi tutti gli articoli, tranne quello sul falso in bilancio, e votato contro alla fine per il provvedimento finale, per dare un segnale preciso. Non era il provvedimento che si aspettava il Paese e addirittura l'Europa, che ci ha segnalato come Paese a gravissimo rischio per la corruzione, il primo in Europa, c'è un rapporto, si ricorda, del gennaio del 2014, non è quello che serviva per dare ai magistrati la possibilità di contrastare la corruzione. Abbiamo soltanto alcuni aumenti di pena, addirittura c'era un emendamento nostro, a mia prima firma, che richiedeva un aumento di pena di 3 anni per una delle fattispecie di corruzione, è stato recepito dal governo con riformulazione, aumento di pena di 6 mesi. Dopodiché il viceministro mi fa, dice, allora senatore, lei è contento? Come? Ho chiesto un aumento di più di 2 anni di pena e siamo a 6 mesi. Dico, cioè, se questa è la lotta alla corruzione, non ci lascia soddisfatti. Senti senatore, però appare soddisfatto Cantone, ha detto questo è il migliore dei provvedimenti possibili e peraltro nell'articolo dell'analisi di Giovanni Bianconi, sempre sul Corriere della Sera, si legge che sono stati approvati anche gli sconti di pena a corrotti e corruttori, che era una delle cose che Cantone chiedeva. Allora, innanzitutto bisogna vedere con che faccia Cantone ha detto il migliore provvedimento possibile. Io temo che l'abbia detto con una faccia sconsolata. Ed è anche l'amara considerazione. In questo Parlamento, probabilmente con queste forze politiche, di più non si è riusciti a fare. Noi avevamo chiesto, per esempio, l'agente sotto copertura, non si capisce perché per contrastare il traffico di droga si possa utilizzare un agente sotto copertura per contrastare la corruzione, che è il primo grave problema di questo Paese, non si possa utilizzare. Ma secondo lei? Ma qualcuno teme una reazione troppo forte dello Stato. Le dico, sul falso in bilancio hanno distinto fra le società quotate in borsa, che sappiamo bene non essere tantissime, e le società non quotate in borsa, e hanno distinto la pena, non consentendo per le non quotate in borsa, per esempio, le intercettazioni telefoniche, che ormai sono alla base delle inchieste. Quindi è un provvedimento che nasce dal disfacimento del disegno di legge Grasso, che non era assolutamente di questo tenore, assolutamente. È stato per 1 anno e mezzo lavorato da noi in Senato e stravolto. Senatore, a proposito di azioni politiche che vengono stravolte lungo la strada, una di queste è di sicuro il DDL pensioni. La riforma delle pensioni è passata alla Camera e affronta adesso le forche caudine del Senato. Come andrà? La riforma delle pensioni? Sì. Al Senato sarà sicuramente difficile la vita per il governo, perché a fronte di una maggioranza alla Camera che abbiamo visto sulla riforma della scuola essersi rifilati 47 deputati della maggioranza, al Senato sicuramente questi numeri, per quanto più piccoli, saranno sicuramente significativi. La stessa cosa per la scuola, immagino. Certo. Li aspettiamo in Senato per vedere la tenuta su questi provvedimenti. Che cos'è che non vi piace della riforma della scuola e della riforma delle pensioni? Non ci piace della riforma della scuola l'intera riforma, perché questa è una riforma che ci riporta indietro addirittura agli anni dei primi del Novecento, quando c'era una scuola che era orientata in base alle decisioni del preside, che era espressione direttamente delle forze politiche di governo. Avevamo questa introduzione di questo sistema con Mussolini, per esempio. Quindi noi abbiamo uno stravolgimento del principio generale che l'accesso al pubblico impiego avviene per concorso, che è un principio generale del nostro ordinamento, che è iscritto nella Costituzione, che vale tanto di più nella scuola, dove si formano i futuri cittadini. Ma non trovo giusto avere una verifica degli insegnanti, della preparazione degli insegnanti, cioè i test in balzi non...
È giusto, allora noi è stato detto che questa riforma dovrebbe premiare il merito. Non è così, perché il merito non si premia lasciando a una persona il potere discrezionale di decidere o meno, in base a che cosa, il valore di un insegnante. Non solo, ma c'è un altro sistema. Si dice, ma i presidi poi verranno valutati dal Ministero. Valutati dal Ministero come? Non con dirigenti scelti per pubblico concorso, quindi in maniera neutra, ma con soggetti individuati dal Ministro, nella dirigenza del Ministero, che valuteranno i presidi. Quindi lei si rende ben conto che c'è la possibilità di orientare. Io non vorrei dire che poi i presidi sceglieranno gli insegnanti per nepotismo, ma guardando la tessera politica che hanno in tasca potrebbe darsi questa cosa. È successo in intere regioni, dove per esempio abbiamo la sanità a che è tutta si fa schierata. Peccato, però ci si azzecca, diceva Abbiamo, allora, sai che abbiamo dovuto mettere una norma antidemotismo, è passata. In modo che i presidi non possano chiamare parenti fino a un certo grado, eccetera. Se l'hanno fatta passare, tutti hanno ben chiaro il rischio che c'è in questa. Ma c'è un'altra questione. Noi abbiamo persone che sono stabilizzate e che vengono rese precarie, perché dire a un insegnante che dopo 30 anni di servizio, quando è fuori dal girone delle supplenze e del precariato, che possa essere perché il preside è indisposto nei suoi confronti, trasferito a 50 km di distanza dalla sede lavorativa, francamente è una cosa assurda che non si è mai visto. Resti con noi, senatore Giarrusso. La politica ha una responsabilità in questo. Le leggi sono buone, dice Lirio Abate, la loro applicazione diventa complessa. Però si stanno impegnando per peggiorarle, noi dobbiamo dirlo. Un attacco gravissimo alle norme antimafia è stato portato alla Camera qualche settimana fa con il deposito di un disegno di legge a prima firma della deputata Bossio, che vuole eliminare sostanzialmente il doppio binario, che è il cardine della lotta alla mafia del nostro Paese, quello che ha fatto argine allo strapotere e alla violenza mafiosa. Sa cos'è il doppio binario? In maniera semplice. Se io da libero cittadino commetto degli omicidi gravissimi per motivi personali, di lavoro, eccetera, ammazzo tre persone, mi danno l'ergastolo e poi in carcere tengo una condotta normale, cioè non ammazzo nessuno, non do fastidio, mi faccio pena. Dopo, anche se mi danno l'ergastolo, dopo circa 18 anni mi applicano i benefici ed esco. Doppio binario. Se io uccido da mafioso, su ordine di un boss, un poliziotto, vengo condannato all'ergastolo, come giusto che sia. Bene, per accedere ai benefici, con l'articolo 4 bis che vogliono smontare dell'ordinamento penitenziario, che cosa succede? Io devo dimostrare che mi devo meritare questi benefici. Come? Riconoscendo lo Stato. Come riconosce un mafioso lo Stato? Collaborando. Vogliono togliere l'argine della collaborazione. Le faccio solo un esempio per capirci. Un boss mafioso aveva ordinato, circa un anno e mezzo fa, di uccidere il PM Paci. Proprio l'aveva ordinato per iscritto, aveva mandato il bigliettino fuori, questo PM deve essere fatto fuori, ammazzato, ma anche brutalmente. Bene, fuori i suoi hanno detto, dice, ma è pazzo, ci vuole fare finire tutti in galera senza poter uscire. Perché? Per i grandi delitti, appena di cui si trovano quasi sempre gli esecutori, appena prendono uno degli esecutori, di fronte alla possibilità di restare in carcere tutta la vita senza poter uscire, questo cosa fa? Riconosce lo Stato e collabora, quindi vengono scoperti tutti gli altri. Viene meno, colpendo il 4 bis dell'ordinamento penitenziario, questo timore, quindi di fronte al timore della reazione della mafia, che appena esci ti ammazzo, non collaborano. Com'è che dicevamo questo timore? Fra il timore della fine pena mai e il timore della morte per mafia, uno diceva anche un anno di libertà è meglio di niente, no? Ecco. Lirio, il 23 ci sarà una grande manifestazione a Palermo, oltre all'inizio. Ringraziamento glielo posso fare per avermi invitato in questa trasmissione accanto a un grande giornalista che stimo. Dobbiamo dirlo, vive scortato, è dovuto andare via dalla Sicilia perché ha fatto i nomi degli impresentabili, quelli che adesso in commissione antimafia non si possono fare.
Hanno fatto una riunione ieri, beato, per parlare degli impresentabili. Sa come diceva Bertolt Brecht, senatore, beato quel paese che non ha bisogno di eroi. Ci piacerebbe che Lino Abbate andasse in giro insieme agli altri giornalisti scortati del nostro paese, che è una vergogna mondiale, senza scorta, e facesse il suo lavoro. Grazie a lei e grazie ad Abbate per grazie il suo lavoro. Grazie a Mario Giarrusso e Lino Abbate per essere stato qui. Adesso...